lunedì mattina, ore 8, questo è quello che rimane dall'unboxing di domenica scorsa. Adesso sistemo tutto e poi si riparte. Mi ha appena chiamato il corriere e ha detto che sta arrivando, ma con un pacco grande. Effettivamente il camion è grande. Beh, la giornata inizia la grande, adesso mi tocca solo portarlo dentro. Bella bestia, bella bestia. Prima di montare la TV però devo andare in zona industriale da DHL perché risulta un pacco in giacenza. Si va in elettrico, ovviamente. Allora, sono venuto qui all'hub centrale, indovinate un po', l'hanno lasciato in un service point senza avvisarmi. Molto bene. Ok, pacco recuperato, adesso resta solo da capire come portarlo in monopattino. E allora, vediamo cosa c'è all'interno, visto tutta la fatica che ho fatto per recuperarlo. Oh yes! Allora, è arrivato il nuovo iPad Pro con chip M1, con la nuova Magic Keyboard e, ovviamente, l'Apple Pencil. Spellicolamento, la confezione è sempre la stessa, cavo USB-C, USB-C e caricatore veloce. L'Apple Pencil è rimasta la stessa e poi abbiamo la Magic Keyboard. Anche in questo caso non ci sono cambiamenti, se non che c'è una nuova versione bianca. Beh, sembra banale dirlo, però la grande novità sta tutta nel display mini LED, che è veramente una gioia per gli occhi. Impressionante la luminosità e soprattutto la brillantezza dei colori. In rete si dice che il nuovo iPad non vada bene con la vecchia tastiera. Ora voglio proprio capire se effettivamente è così. No, secondo me va benissimo anche la vecchia tastiera. Ora, ma a me sembrano uguali, devo dire la sincera verità. Poi ovviamente utilizzandolo un po' di più scoprirò qualcosa se effettivamente c'è. Nel frattempo sì, lo utilizzerò, ma non voglio parlarvene subito. Secondo me è meglio aspettare il WWDC quando presenteranno iOS 15 perché ha senso vedere quale sarà il nuovo sistema operativo per capire se effettivamente acquistare questo prodotto, che è anche un salto di prezzo importante rispetto al vecchio modello, possa davvero valere la pena, no? Bisogna capire quali saranno le nuove funzionalità. Allora ragazzi, sta TV è veramente una bomba. Intanto il telecomando bellissimo, retroilluminato, fantastico. Ma soprattutto questo è il nuovo top di gamma di Sony, la 90J, un OLED da 65 pollici di fascia alta. È un televisore davvero notevole. Ho già avuto modo di guardare una mezz'oretta e sono stupito veramente dalla qualità. Ma c'è tantissimo da dire su questo televisore perché c'è il processore con intelligenza artificiale, ci sono un sacco di app, c'è l'app proprietaria di Bravia, insomma c'è davvero tanto tanto da raccontare. Non vi voglio dire oltre se non che farò sicuramente un video dedicato dove vi spiegherò veramente come funziona e tutte le caratteristiche salienti di un prodotto che si candida a essere il miglior televisore sicuramente del 2021. Ma venite qua dietro, vi faccio vedere lo spessore, fantastico. Io mi meraviglio sempre quando vedo lo spessore dei TV OLED. Naturalmente ringrazio Sony per avermelo mandato in prova e invece voi trovate il link qui sotto in descrizione, così potete vedere tutte le caratteristiche ma anche il prezzo.
comunque non dovrebbe essere una multa ma un pacco, speriamo bene. Sì, in effetti era un pacco. Ok, ho aperto il pacco che avevo recuperato in posta. Questo sostanzialmente è un microfono Mod Mic Wireless che arriva da Antlion Audio ed è un prodotto che può essere molto molto utile per chi ha un paio di cuffie al quale è veramente affezionato ma che non può utilizzare per le videochiamate o per giocare perché è privo di un microfono degno di questo nome, e loro pongono una soluzione a questo problema con questo originale accessorio che sostanzialmente è un microfono wireless. Infatti qui c'è anche il suo ricevitore che si può attaccare così con l'adesivo 3M al padiglione o destro o sinistro come preferite e avere quindi un microfono che può essere perfettamente posizionato davanti alla bocca, quindi andando a guadagnare tantissimo in qualità audio. Come vi dicevo è wireless, qui all'interno c'è anche uno switch per andare a direzionare l'audio che sia solo verso la bocca o magari anche bilaterale se si vogliono fare altri tipi di utilizzo. Arriva con la sua bella pochette per portare anche il trasporto, direi un'idea che originale che non avevo mai visto e sono sicuro che per qualcuno potrebbe essere indubbiamente utile. Io naturalmente vi lascio il link qui sotto in descrizione così che possiate guardarlo e eventualmente acquistarlo. Secondo pacco che arriva da Amazon. Sì, lo aspettavo. Sunnybag Powerbank 5000 mAh. Aspettate perché non è un powerbank tradizionale. Lui l'ho scelto perché è un powerbank compatibile col MagSafe e quindi con tutti i miei iPhone, in particolare con l'iPhone 12 mini che dopo l'aggiornamento alla 14.6, devo dire, sta calando di batteria in maniera preoccupante. Spero sia solo provvisorio, che magari con un aggiornamento vada tutto in ordine, anche perché siamo alle 11 ed è già al 49% e non l'ho nemmeno utilizzato tanto oggi, quindi non bene. Ma andiamo a vedere come funziona questo powerbank, che naturalmente oltre a essere wireless è anche con connessioni classiche micro USB, USB di tipo C, USB-A, quindi ci sono tutte. Qui c'è il suo tastino con l'indicatore di carica e funziona. C'è anche l'animazione, devo dire molto molto bene. A livello di tenuta magnetica è molto buono, no problem, ma scivola un po' di lato. Vedete, però voglio provarlo anche con la mia cover, che ovviamente è originale, quindi compatibile MagSafe di Apple in silicone, e funziona anche con la cover. Anzi, funziona meglio, perché in questo caso non scivola più e sta molto molto più saldo. Direi un prodotto che ho fatto bene ad acquistare, straconsigliato, anche perché mi servirà in quelle giornate in cui magari non riesco a ricaricarlo a casa. Tra l'altro vi dico che in modalità wireless arriva fino a 15 watt, quindi con quelle che sono le specifiche che servono appunto per il MagSafe. Acquisto che vi consiglio assolutamente, si può acquistare su Amazon, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ok, azienda che è già arrivata qui sul canale per le borse del monopattino che ancora utilizzo e sono di davvero ottima qualità, mi hanno mandato un paio di pacchi, andiamo ad aprirli subito. Ok, sostanzialmente sono accessori per AirTag, ovviamente non originali, e per questo molto molto più economici rispetto a quelli di casa Apple. Ci sono di due diversi tipi, il loop, che è quello un po' più lungo, può andare ad avvolgere intorno a maniglie, zaini, eccetera, e poi ci sono i portachiavi, vedo anche piuttosto carini, magari anche da attaccare al collare di un cane, che sicuramente è uno degli utilizzi che si può fare, carini anche da attaccare allo zainetto, alle chiavi di un ragazzino, no? Ci sono dei design piuttosto particolari. Per quello che riguarda il loop vedo che ci sono due modelli differenti, uno in silicone, bella questa colorazione, vediamo come ci sta l'AirTag all'interno, direi perfetto, naturalmente è ecopelle, non è pelle vera. L'AirTag ci sta dentro bene e sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? Che poi è così ad occhio, non si vede grande differenza tra quello originale e questo non originale. Qua avete la possibilità di scegliere mille colorazioni, diversi materiali, ci sta secondo me. Allora, oggi è festa, ovviamente, 2 di giugno,
però ieri sera è arrivato un ultimo pacchettino. E allora cosa fai? Te ne privi? Ovviamente no. Ok, l'azienda si chiama Mivon o Mevon ed è una pistola massaggiante super super compatta. Pochettina per il trasporto direi anche abbastanza carina. Sì, in effetti il prodotto è molto molto piccolo. Guardate qui. qui c'è un tasto per accenderlo, andare a variare l'intensità del massaggio su tre velocità, anzi quattro modalità in pratica. C'è l'unico pistoncino, credo che si possa andare a cambiare, anzi sì, vedo che qui ci sono delle punte di ricambio di diverso tipo, tutte siliconiche, che possono essere posizionate appunto qui. Ok, ogni volta che si varia l'intensità cambia anche il colore del LED circolare qui intorno e vedo che c'è una connessione USB-C per la ricarica. Ovviamente in confezione c'è anche il cavetto. Beh, indubbiamente la particolarità di un prodotto del genere è proprio che è incredibilmente portatile, quindi perfetto per chi vuole viaggiare. Io ho già portato qui sul canale un'altra pistola, ma era molto molto più grande. Questa, come vedete, sta all'interno della sua confezione e potete mettervela nello zaino, in valigia, insomma, per viaggiare potrebbe essere l'idea giusta. Vi lascio naturalmente il link in descrizione. Oh là, ma che bello essere con voi tutti i giorni della settimana. Oggi è giovedì, ho tre pacchi, piuttosto grandi anche. Questo super imbottito per il quale ho pagato ben 53 euro di dogana. Chewy Corebook X 14 pollici, Intel Core i5, è un PC. Eccolo qua, direi anche piuttosto pesante per essere un 14 pollici. Plastica qui, sembrerebbe tutta plastica, però è bello massiccio. Ah, beh, non è niente male dentro, devo dire. Allora, lui è tutta plastica, però intanto vedete il display si flette abbastanza, cioè si apre in posizione super comoda. E dal punto di vista dell'hardware non è malaccio, perché comunque c'è un i5, ci sono 8 GB di RAM e 512 di SSD. Naturalmente parliamo di un computer di fascia bassa, siamo come prezzo intorno ai $500, poi bisogna vedere anche le offerte e i coupon che ci sono. Io, se riesco a farmi dare qualcosa, ve lo lascio sicuramente in descrizione. Ha un bel trackpad grande, purtroppo la tastiera è in layout inglese, quindi questo è giusto saperlo. Come vedete non ci sono granché di connessioni, una USB-C, la ricarica proprietaria che a me non piace mai tantissimo, uno slot per le micro SD e il jack audio, oltre a un USB standard di tipo A. Insomma, è un computer da lavoro leggero, indubbiamente, probabilmente vi permetterà qualcosina in più rispetto a quelli veramente super super economici. Ha comunque un bel display in 14 pollici, risoluzione 2K, e mi piace il fatto anche che ci siano delle cornici molto sottili. Insomma, esteticamente ci sta, la sua figura la fa, non sembra proprio il classico plasticone super super economico che siamo abituati a vedere su certi store. Certo, è, diciamo, tutto plastica, non è super solido, però a questo prezzo bisogna anche un pochettino accontentarsi di quello che c'è, e direi che quello che c'è è abbastanza commisurato al prezzo al quale viene venduto. Quindi, se siete interessati a un portatilino 14 pollici economico, ma comunque con caratteristiche abbastanza buone, questo potrebbe essere una scelta sensata. Io ovviamente vi lascio il link in descrizione, così vi potete vedere il prezzo, tutte le caratteristiche, dove viene venduto, eccetera eccetera, e poi come sempre potete decidere voi. Olè! Eccolo qua! Questo è il secondo pacco, vediamo cosa c'è all'interno. Pensavo fosse un Dyson e invece è un Dreame T30, aspirapolvere senza fili. Io direi che si ispirano abbastanza, guardate il font, è praticamente
lo stesso. Questo è il nuovo modello di aspirapolvere senza fili. Vedo che c'è anche un tubo in simil carbonio. Vabbè, non starò nemmeno troppo ad aprirvelo, quindi intanto il corriere ha massacrato la confezione e lo proverò e forse ve lo porto in un video, perché le caratteristiche tecniche che avevo visto sulla carta erano molto molto interessanti, a fronte naturalmente di un prezzo che è incredibilmente più basso rispetto ovviamente ai prodotti Dyson. Ed è per questo che sì, lo proverò sicuramente qui in casa. E via col terzo pacco. Olè, sempre arriva da Amazon. Altro prodotto che arriva dall'azienda Rempo, quella che vi ho portato diverse volte qua proprio per i massaggiatori. Questo in realtà è un prodotto diverso, è un purificatore d'aria e anche in questo caso ve lo posso regalare, ma intanto ve lo faccio vedere. Oh, eccolo qua. Insomma, non so voi, ma io di purificatori d'aria ho sempre bisogno. Ne ho uno qua nel mio studio, ne ho uno sotto nell'area living e me ne serviva proprio uno per la stanza da letto, un po' perché l'aria è sempre più malsana e un po' anche perché io soffro di allergia ai pollini e i purificatori d'aria mi aiutano molto, perché col filtro almeno trattengono qualcosa. Filtro che già ci siamo, vi faccio vedere, è qui all'interno, ovviamente va tolta la plastica e va inserito qui all'interno ed è lui che si occuperà poi di filtrare tutti gli allergeni, le polveri e tutti gli elementi che è preferibile non respirare. Ok, come vi dicevo, qui c'è tutta la parte touch. Come vedete, una volta acceso si illuminano tutti i tasti relativi, con la possibilità di aumentare e abbassare l'intensità e di andare a lavorare anche sul timer, sulla modalità notte. Insomma, ci sono un po' di funzioni, si illumina anche qui sotto, voi la vedete poco qua, ma c'è una piccola lucetta che segnala che il purificatore è in funzione. Lui purifica a 360 gradi, quindi è in grado di intercettare l'aria su tutto il suo perimetro, ma la cosa interessante, a parte che è molto silenzioso, ma soprattutto costa meno di 100 euro. Tra il resto, anche per lui potrò regalarvi 3 codici sul mio canale Telegram delle offerte. Quindi se ancora non fate parte del mio canale Telegram delle offerte, vi invito ad iscrivervi e lì troverete poi nei giorni a seguire, di volta in volta, il codice per poterlo avere gratis su Amazon. Naturalmente solo il più veloce, il primo, potrà portarselo a casa gratis. Per tutti gli altri, ovviamente, vi lascio il link in descrizione. E in una settimana così incredibile poteva mancare una bici elettrica pieghevole? Naturalmente no, questa è una ADO, una bici che sulla carta promette tantissimo, doppia ammortizzazione, freni a disco, batteria rimovibile, che ha una discreta capacità, un bel display, luci, clacson, insomma c'è tutto, voi sapete quanto io mi diverta a provare questo tipo di veicoli. Quindi credo proprio che la porterò con me nel prossimo fine settimana per provarla e poi arriverà la mia opinione qui sul canale. Hola, e siamo arrivati al venerdì. Oltre alla bici ho altri 2 pacchi, tra cui questo che mi è costato ben 30,31 euro di dazi doganali. Ma li vogliamo abolire sti dazi doganali, tasse, oneri vari? Sono veramente massacranti. Figo! Questa è roba che serve nel mio lavoro, sono radiomicrofoni wireless che permettono appunto di registrare l'audio senza fili, soprattutto con l'iPhone quando giro i miei video in esterna. Io già utilizzo i microfoni della Rode, i wireless Go, che consiglio assolutamente, ma questi sono della Holyland, altra marca specializzata in questo tipo di prodotti, e voglio provarli perché magari può essere un'alternativa valida. Allora, intanto in confezione c'è la cavetteria, tutti gli adattatori che in effetti Rode non ti dà, ad esempio c'è l'adattatore per smartphone, tutta roba che va comprata a parte, ma la particolarità sta che è tutto dentro questo cofanetto che dovrebbe fungere anche da batteria di ricarica, visto che vedo che qui c'è una porta USB-C e qui all'interno c'è tutta una stazioncina, non male. Molto bello, devo dire, molto bello. C'è anche una stazione qua, praticamente, che si occupa di gestire i 2 microfoni, perché sono 2, praticamente, questi sono i 2 trasmettitori che possono essere indossati da 2 persone contemporaneamente
e questo è l'apparecchio che va poi collegato alla fotocamera o allo smartphone per gestire entrambi i microfoni. Allora, ne ho collegato uno, come vedete qui si accende un bel display colorato con indicazione della batteria, ma anche dell'output che può essere regolato per entrambi i microfoni, quindi per entrambi i canali. Ovviamente ogni singola unità è già di per sé un microfono, ma volendo si può attaccare qui un lavalier. Lavalier che tra l'altro sono già in confezione, due lavalier, due microfoni, veramente un set completo, non serve altro, è già pronto per registrare interviste anche a due persone. Allora, quello che state sentendo ora è l'audio catturato direttamente dal microfono dell'iPhone. Quello che invece sentite ora è l'audio catturato dal microfono Holyland che sto indossando. E il fatto di essere wireless, come vedete, mi permette di muovermi nell'ambiente senza andare a modificare l'audio, ma soprattutto di non avere il vincolo dei cavi. E l'ho preso proprio perché mi serviva, perché in questi giorni sto girando un pochettino tra Roma e Milano per assentire alcuni ragazzi, poi vedrete quello che arriverà sul canale. Siamo giunti così all'ultimo pacco. Vabbè, dai. Questo non devo farvelo vedere, ve lo faccio vedere lo stesso. È un S9 che ho acquistato io per un mio amico, quindi nulla di interessante da questo punto di vista, dal punto di vista dell'unboxing. E direi dunque che siamo arrivati alla fine di una settimana super intensa in cui ho cercato di portarvi con me, con quelle che sono le sensazioni che provo io durante la settimana quando arrivano tutti i pacchi, con unboxing, con una prima prova dei prodotti, con una valutazione poi di cosa fare di questi prodotti. E spero davvero che vi sia piaciuto questo nuovo format dedicato agli unboxing, che indubbiamente a me richiede molto più sforzo, ma spero che a voi restituisca un'esperienza più immersiva all'interno poi di quella che è la mia vita quotidiana. Naturalmente potete farmelo sapere qui sotto nei commenti, lasciando un like sotto questo video e iscrivendovi al canale. E tutto il resto credo di avervelo già detto, quindi non posso fare altro che ringraziarvi. Grazie da Manuel Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.